tragedia dell'immigrazione clandestina, di chi è la colpa? Colpe sono molteplici. In primis direi dell'ipocrisia imperante in questo paese, in Europa, dove si cerca sempre di nascondere il fatto che se all'immigrazione non si mettono delle regole e le si fanno rispettare, come abbiamo fatto noi quando al governo c'era Maroni, ministro dell'interno, che aveva fatto accordi con questi paesi per fermare all'origine qualsiasi tipo di partenza. Lì i morti non c'erano, li avevamo azzerati. Nel momento in cui è arrivato il governo Monti sono ripartiti, e la cosa più devastante, per quello io ho detto, pur piangendo quei morti, quelli e tutti quelli che ci sono stati nel passato, forse molto più sinceramente di altri. Abbiamo detto che la responsabilità morale di gente come la Presidente Boldrini o la Ministra Kyenge, che danno segnali sbagliatissimi e pericolosissimi a queste persone, che si può arrivare in Italia senza il rispetto di nessun tipo di regole. Poi questi sono i risultati. Quindi chi specula, e magari sono queste persone qui che per modificare una legge che non sono mai riuscite a modificare perché è di buon senso e forse non la vogliono nemmeno applicare, però vogliono in qualche modo strumentalizzare dei morti. Noi semplicemente, togliendo qualsiasi tipo di ipocrisia, diciamo che ci sono delle responsabilità morali. Ora, lavoriamo affinché si fermino questi viaggi della morte, però lavoriamoci sul solco di quello che aveva fatto Roberto Maroni. Lui era riuscito a fermarli, Alfano no. Questi sono i dati. Quindi, ma può una legge fermare la disperazione? Una legge deve dare gli strumenti per fermarla, deve dare gli strumenti a chi governa, sia in Italia che in Europa, di fare accordi con i paesi di origine, come avevamo fatto noi, per fermarli, per aiutarli a casa loro, perché qua da noi non c'è posto, non ci sono risorse, non c'è possibilità di dare, se non asilo, per quei casi eccezionali dove le persone arrivano da scenari di guerra. Bisogna rivedere totalmente quello che è l'impianto culturale nell'approccio all'immigrazione, non dare dei segnali sbagliati che si può venire senza rispettare nessun tipo di regole, perché c'è questo concetto terzomondista. Non funziona, l'abbiamo visto. Paesi che hanno i nostri stessi problemi hanno applicato delle regole rigide e lì i morti non ci sono. Quindi tutti ricordiamo quando Maroni